Eccoci, abbiamo chiesto a un signor Ercole, siamo insieme sulla tragedia che è appena accaduta, la notte del 24 agosto. E la prima domanda è questa: il terremoto mi sembra che dica in modo tragico, durissimo, ridica una verità sulla nostra condizione su questo pianeta. Quando mio figlio era all'elementare, in terza elementare, un compagno di classe è morto di tumore al cervello. E a me è toccato, ero allora catechista, affrontare l'argomento, la prima volta che li ho avuti dopo la morte di questo bambino. E invece che puntare su quella che peraltro è una verità, questo bambino era in cielo con la sua mamma, perché era morta anche la mamma l'anno prima, una famiglia veramente colpita e provata. Certo, Luca è con la sua mamma, l'abbiamo detto, è in cielo, è con Gesù, è con la sua mamma, ma è come se fosse solo un pezzo della verità, perché rischia di rimuovere quella che è la nostra condizione qui. E allora dissi, il mondo come lo vediamo, bambini, come lo conosciamo, non è proprio quello che Dio aveva in mente, non corrisponde esattamente al disegno originario di Dio creatore. C'è il male, c'è la morte, c'è la sofferenza, c'è un mistero che la Chiesa chiama il peccato originale e che in forme che non riusciamo completamente, perfettamente a comprendere, ha segnato la creazione stessa, nelle forme della caducità, nelle forme della sofferenza, della morte. Il terremoto ci ha riportato a questa evidenza e quindi le chiedevamo una parola di riflessione. Lei che fin dalle prime ore dell'alba era lì, ha visto, è stato vicino a questa gente. Diciamo che il tema del dolore, il tema della morte, il tema della sofferenza, è un tema che tocca profondamente la nostra storia, la storia di ciascuno di noi. Il terremoto, in un modo un po' particolare, è ancora più provocatorio, perché è innanzitutto un qualcosa di improvviso che ti ruba tutto e ti lascia interdetto, così. Ed è ancora più, fa riflettere ancora di più, perché il terremoto poi è un qualcosa di naturale, potremmo dire. La Terra conosce i terremoti non come qualcosa di straordinario, ma qualcosa di ordinario. E credo che noi ci dovremmo abituare a questo. Allora, nella domanda che tu fai, io posso dare due risposte. Una risposta di tipo piuttosto pratico, dicendo che indubbiamente dobbiamo abituarci ai terremoti e dobbiamo abituarci anche a costruire case che resistano ai terremoti. E credo che questi avvisi che ci vengono dati sono molto importanti, perché la costruzione del futuro possa fare sì che le persone affrontino il terremoto, come in altre parti del mondo, come qualcosa di assolutamente prevedibile, anche se non sappiamo quando né come. Invece la domanda più profonda è quella che si ripropone davanti ad ogni evento improvviso, soprattutto, e anche davanti ad ogni situazione complessa in cui il tema del dolore e della morte è una grossa provocazione. Indubbiamente, come anch'io mi sono trovato a dover affrontare, non ci sono risposte pronte, prefabbricate e anche complete, perché la prima domanda che a me hanno fatto queste persone è: vabbè, ma adesso che facciamo? Come la mettiamo con la vita? Come la mettiamo con Dio? E in effetti il tema del dolore provoca ad una uscita da se stessi, che può avere un duplice sbocco. Il primo sbocco è un rifiuto, un rigetto totale, un rinchiudersi in se stessi, ed è una morte, un terremoto ancora più profondo, perché ti scuote dentro e ti uccide. L'altro invece è l'apertura alla fede, per cui ho visto anche in questo terremoto l'approccio che ho avuto con la gente è stato un approccio delicato,
molto attento, ha fatto di poche parole, ma ha fatto di una grande vicinanza personale con ciascuno. Ho visto queste persone che hanno un poco per volta interiorizzato il tema e hanno sentito che l'unica risposta che ci può essere ad un dramma di questo tipo non è una risposta di tipo dottrinale, che servirebbe poco, è una risposta di tipo umano, spirituale, di vicinanza. In fondo, far sentire che anche in questi momenti Dio è vicino ci fa capire che i problemi, la morte c'è, ma c'è qualcosa che va oltre. Ma questo oltre si percepisce soltanto con il cuore. Certo, è la risposta a cui, a cui è chiamato il testimone cristiano, no? Più che il maestro di dottrina. Testimoniare che il Gesù che abbiamo sulle labbra, che abbiamo nelle nostre preghiere, la sua presenza è una realtà invisibile, misteriosa, ma una realtà. E credo che insistere molto, cioè mettere bene in evidenza che anche un episodio di questo tipo, un evento così drammatico, è un luogo in cui la catechesi è indispensabile, cioè è come se Dio ti offrisse un'opportunità perché tu possa parlare del suo amore, della sua misericordia. Se apparentemente sembra qualcosa di assurdo, di difficile, invece poi si scopre che è l'unica strada percorribile per poter riuscire a dare pace alle persone, perché non ci sono risposte di qualsiasi tipo perché, che possano soddisfare il cuore dell'uomo in un momento come questo, ma soltanto la grazia di Dio che interviene ovviamente quando tu gliene dai l'opportunità, perché apri il cuore, apri la persona, gli fai sperimentare l'amore di Dio. Io penso che l'esperienza più bella che sto facendo da questo punto di vista è la condivisione del dolore che ti fa sentire tutto il peso della situazione, ma anche la condivisione della speranza che nasce non tanto dalle tue parole, ma da una presenza invisibile dello Spirito di Dio che in questi momenti ci sostiene. Secondo me è importante oggi ritornare da un punto di vista anche pastorale, si suol dire anche cristiano, a ribadire che la morte non è un incidente di percorso. Comunque essa venga, che il dolore, la malattia non è un incidente di percorso, comunque esse avvengano, Di lì perché si passa. come dicevi tu poc'anzi, fa parte profondamente della nostra vita. E anche se noi vorremmo evitarlo e facciamo di tutto per evitare questo, però prima o dopo ci si confronta e occorre preparare ragazzi e adulti a questo, perché io ho veduto come davanti a problematiche di questo tipo c'è bisogno di un forte supporto spirituale, non dico psicologico, Certo. perché il supporto psicologico qualche volta è un palliativo, ci vuole un supporto di tipo spirituale che ti porti ad affidarti a Dio anche nel buio della sofferenza, della difficoltà, del dubbio, abbandonarti nelle sue mani perché è l'unico che può darti la pace. Oltre al conforto psicologico, l'uomo cerca la verità. Solo la verità può dare la pace. Questo sì, e difatti ritengo che molte volte il supporto psicologico che pure parte da tante buone intenzioni, tanti metodi, se non tiene conto fino in fondo di questa realtà, finisce per drogare la persona, non per aiutarla a risolvere Certo. il problema. Un'ultima considerazione, un'ultima domanda, mentre in quelle prime ore del giorno sentivo le notizie in radio, in automobile, venendo a lavorare al Paverano, e il giornale radio diede anche la notizia della sua presenza, il vescovo Monsignor D'Ercole è presente nelle località colpite, Sì. Sì. vicino alla gente, l'abbiamo visto impolverato, e allora noi orionini, a me un magone mi è arrivato, perché proprio 100 anni dopo Don Orione era ancora lì. Tra le Esatto. macerie del Ma è terremoto. un po' una provvidenziale coincidenza, penso, non so come poterla chiamare, perché Don Orione ha avuto due terremoti, 1908-1915. Io ho due terremoti, 1909-1916, 2009-2016, 9 che sono più o meno in corrispondenza di stessa distanza temporale.
Ed è per me è stato abbastanza normale partire. Qualcuno mi dice: ma come ha fatto lei ad essere già sul posto quando ancora non era arrivato nessuno? Ma io rispondo in un modo molto semplice, perché il terremoto ha svegliato anche me in un modo anche molto forte. Sono sceso, ho visto le prime notizie che davano come epicentro a matrice Accumoli, Arquata, e Arquata è la mia diocesi, e ho detto voglio andare a vedere. E mentre andavo sono stato raggiunto da una persona che mi diceva: guardi che da Pescara del Tronto non esiste più. E allora sono andato lì e credo di essere arrivato uno tra i primi. Sì. Forse ero appena quando sono arrivato, erano le 4:20, per cui il terremoto era Nemmeno durato, un'ora dopo, no, nemmeno no, un'ora dopo. e sono rimasto con loro. Credo di non aver fatto nulla di particolare. Quando mi domandano, dice: ma sembra quasi che sia qualcosa di straordinario. No, io credo di aver fatto qualcosa di assolutamente normale. Mi dispiace non aver potuto fare di più, perché effettivamente la violenza, se uno ha distrutto tutto, se uno vede come è ridotto questi paesi, sembra un bombardamento, io non l'avevo mai visto. Ma poi la cosa impressionante che non avevo mai provato, io ho sentito il puzzo del terremoto. La terra che si, le case che si sgretolano, la polvere che ti entra dappertutto, è un odore acre che sa di, io lo chiamo il puzzo, non ho mai sentito qualcosa del genere. E l'ho sentito lì in mezzo alle grida disperate di queste persone che vagavano in ricerca, e le grida di quelli che stavano sotto, che si cercavano di farsi sentire per poterli tirare fuori. È stata un'esperienza, ripeto, che mi ha anche avvicinato molto alla gente. E penso che un pastore, un sacerdote, se vive con la sua gente, se soffre con la sua gente, riesce a parlare molto di più con la sua vita che con le sue predicazioni. Gesù non ci ha promesso di esimerci dalle sofferenze, dalle cose brutte che capitano nella vita, ma una cosa l'ha promessa, essere con noi. Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questo mi pare che sia ciò di cui noi dobbiamo sempre di più prendere coscienza, ma fino in fondo, perché questa nostra umanità è un'umanità che sempre di più ha bisogno dell'essenziale, perché ha ottenuto tutto, può raggiungere tutto ciò che apparentemente potrebbe sembrare di renderlo felice, ma alla fine si rende conto che sparisce l'essenziale. E dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista dell'evangelizzazione, credo che l'essenziale sia proprio far sentire l'amore di Dio. Questo amore di Dio in un modo concreto, come fate qui, come Don Leone ci ha insegnato, perché in fondo riscopro sempre giorno, ogni giorno di più, e in queste circostanze ancora in particolare, perché Don Leone ha voluto questo. E mi è venuto in mente adesso un flash. Quando io ripenso alla mia vocazione e ripenso a quale immagine, la prima immagine di Don Orione che mi è venuta in mente e che ho seguito, che ho ricercato dopo, che mi è sempre rimasta dentro, ci stavo pensando proprio in questo momento. Non è quell'immagine classica, ma è quella vitina molto piccola dove c'erano tanti ritratti. È l'immagine di Don Orione e il terremoto di Messina con un bambino sulle spalle, Sì. con le mani che porta, che tra le macerie. Io dicevo: da grande voglio fare come lui, e il Signore mi ha preso in parola. Grazie, eccellenza. Grazie. Niente.